Alla marcia per i popoli oppressi oggi incontriamo Edoardo De Blasio, che è un iscritto di Società Libera, che è l'associazione organizzatrice di questo evento, e gli chiediamo i motivi della sua partecipazione. Ciao, praticamente siamo qua per parlare della libertà dei popoli oppressi e delle minoranze etniche, che è un argomento che ovviamente è importante non soltanto per noi romani, italiani, ma per tutti quanti, diciamo, i popoli anche occidentali e per chi crede, diciamo, nel valore della libertà delle persone. Non vedo tantissime forze politiche qua, sedicenti liberali che hanno sempre professato il liberalismo e la libertà del libero mercato e quant'altro. Ma quando poi in realtà si parla della libertà delle persone, in effetti è proprio in questo momento che i liberali dovrebbero farsi sentire ed essere presenti. Sono qua appunto, come dicevi te, come associato di Società Libera, anche se poi in effetti rappresento una nuova entità politica, e vedo anche intorno a me altri signori che rappresentano un altro noto partito del paese, ma a parte noi, tantissime altre forze, anche neo forze che si professano liberali, non sono presenti. Il fatto di essere per la libertà delle persone è una cosa fondamentale. Diciamo, i diritti civili sono importanti per condurre, diciamo, delle battaglie importanti per quanto riguarda non soltanto la libertà dell'essere umano, ma anche la convivenza civile secondo quelli che possono essere i grandi valori dell'umanità e delle persone. Forse in questo momento storico, sia in Italia che all'estero, abbiamo un po' perso tutti questi grandi valori, e se anche oggi siamo qua sotto la pioggia, non saremo tantissimi, siamo qua per appunto rimarcare questa voglia di libertà e voglia di restituire alle persone la dignità umana e la possibilità di esprimersi nel proprio paese o anche in paesi ospitanti al massimo delle loro possibilità civiche e sociali. Comincia a piovere, Edoardo, grazie e buona marcia. Grazie a voi.